Sapevo che il Belluno era una squadra cinica, voglio dire, avevo sottovalutato il loro tasso di fortuna, però noi non siamo stati capaci di fare gol nei momenti importanti, nei momenti decisivi, e in alcune occasioni abbiamo peccato un po' troppo di presunzione, per cui loro, che sono una squadra insomma, che aspettano questo, ci hanno punito, forse troppo, però meritavamo sicuramente molto di più, però dovevamo essere capaci. Non lo siamo stati, sono stati bravi loro a difendere sempre compatti, uniti. Il portiere, come avete potuto vedere, ha spesso, insomma, voglio dire, fatto interventi importanti. A noi è mancato questo oggi. Forse siamo arrivati a questa gara un po' troppo carichi, però da questo dobbiamo sicuramente trarne degli insegnamenti. So che a lei non piace parlare molto degli arbitri, però io la domanda la devo fare, perché se 30 secondi di gioco lì, insomma, non si ammonisce, poi si ammonisce Moraes, il secondo giallo lì poi è rosso, si è in superiorità numerica, lì è stato un errore abbastanza evidente, poi l'episodio che del mancato tiro libero del 3-0 forse hanno un po' condizionato la partita. Allora io penso, no, questa cosa non la vorrei far sentire ai miei giocatori, penso che questa sia una partita stregata, come tu hai detto poco fa, le streghe, però purtroppo questo sport è così, è uno sport dove ci sono repentini cambiamenti di fronte, per cui l'arbitro non ti dà il fallo, ti ammonisce nel momento sbagliato, ti dà un fallo quando magari non c'è. Noi oggi dovevamo fare gol, non siamo riusciti, voi per i pali, voi per le traverse, voi per la mancanza dell'ultimo passaggio. Spesso abbiamo peccato di presunzione giocando con troppa individualità, e quindi 1-0, 2-0, 3-0 diventa sempre più difficile quando una squadra che ne fa della difesa la loro ottima arma, insomma. Poi nelle poche occasioni che hanno avuto da gol sono riusciti a farci gol, magari in contropiede, quell'altra occasione quando ci aspettavamo un fallo ma che l'arbitro non ci ha dato. Quindi è vero, io non parlo mai degli arbitri, non credo che loro possano determinare, diciamo, una gara. Forse oggi ci è mancato qualcosa, sia da parte nostra sia da parte della direzione arbitrale. Io, oggi l'unico vincitore di questa partita è il Belluno, che è venuto qua a fare la solita gara e noi non abbiamo fatto la nostra solita gara. E in vista del ritorno del secondo tempo, come si recupera una partita? Bisogna segnare 4 reti perlomeno per andare ai supplementari. Ma io non posso, io sono sempre fiducioso, perché noi siamo una squadra che abbiamo delle grosse capacità realizzative. Oggi non ci siamo riusciti, magari ci possiamo riuscire la settimana prossima. L'impresa è ardua, ma come dire, la storia è fatta di utopie che si sono realizzate, no? Quindi se la settimana prossima andremo a Belluno, come siamo noi a Messina, facciamo una partita, diciamo, questo sport ci vuole poco per ribaltare il risultato. Difficile, perché loro hanno dimostrato oggi fuori casa con questa bellissima cornice pubblica di essere una grande squadra, però noi andremo a Belluno per giocarci la nostra partita. In settimana lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto. Certo, non puoi lavorare contro il palo, la traversa, contro la decisione arbitrale che è mancata, però sicuramente dovremo lavorare su quella carica emotiva che è stata un po' troppo influente oggi in questa gara. Mister, per quanto riguarda noi la chiusura, una battuta su questo pubblico oggi veramente sold out a tutti i livelli, ci voleva un altro Palacasala per contenere tutte le persone. Forse magari questo ha dato troppa emozione in più rispetto, diciamo, alle gare normali, perché poi ricordiamo il Belluno milita da anni tra la 2 e la B, forse sono arrivati con più esperienza rispetto a noi. No, vabbè, io penso che oggi il Belluno ha fatto una buona partita, il portiere ha fatto molti interventi decisivi nei momenti importanti. Certo, è una squadra che è esperta, non ha paura a giocare davanti a un pubblico che oggi è stato bellissimo, anzi mi dispiace, veramente mi dispiace molto per il pubblico che oggi voleva assistere a una bella manifestazione, ma credo che il pubblico in un certo modo si sia divertito. Non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto fino adesso, questa sconfitta sicuramente non deve cancellare quanto di buono questi ragazzi hanno fatto fino adesso, è una finale, si sa, e quindi le finali si possono vincere e si possono perdere, ma è finito il primo tempo, siamo 5-1 per il Belluno, faremo il secondo tempo, vincerà il Belluno, vincerà il Forio, non lo sappiamo, ci prepareremo questa settimana, affronteremo questa trasferta e daremo sicuramente il meglio di noi stessi, continueremo almeno il percorso che abbiamo intrapreso da quando sono io in questa squadra. Poi non posso fare altro a fine partita, che vinciamo o perdiamo, di fare un plauso a questi ragazzi che comunque io credo che siano arrivati molto in alto.